che non ci aspettavamo che ci prendesse così tanto, quindi siamo soddisfatte di questo percorso. Dopo siamo un po' timide, quindi ci ha un pochettino spronato nell'approccio con il pubblico. Soddisfatte, quindi bello. Se il prossimo corso ci sarebbe. Grazie, applauso. Claudio, bravissimo. Bravo, bravo. Poi, ok, vieni. Allora, dici un po', parlaci della tua esperienza rispetto a questo. Io sono stra felice di aver partecipato a questo corso che veramente mi ha aperto un mondo. Cioè, una parte di me che non avevo ancora avuto la possibilità di esprimere, no? Quindi la parte, diciamo, artistica, cioè l'artista che c'è in me, come dice Claudio. E quindi mettermi alla prova davanti a un pubblico per me è stata sempre una sfida esagerata. E adesso la cosa più bella in assoluto che mi porto dentro è proprio sono i momenti che abbiamo condiviso tutte le sere, quasi insomma per 2 settimane circa, e abbiamo affrontato argomenti di una profondità. Okay. Dici della tua esperienza. È stato bello, io la sera che faccio? Oh, allora poi adesso Mina, dici un po', tu come invece? Io è il terzo anno, se non il quarto, che faccio questa esperienza. Lo ripropongo sempre perché è una cosa che mi piace. Bellissimo, bravo. E lo consiglio a tutti. Perché è una cosa che... prove. Grazie. Grazie. Devi. Effettivamente io l'ho fatto per tutto il corso. Anche spinta dalla mia amica Lucia La Rosa, e ogni volta poi trovavo delle scuse per non fare la recita, erano delle scuse, magari era paura, però devo dire la verità, e non so se Claudio la prenderà bene o male, che quando io andavo su Facebook e trovavo questo Claudio con tutti i suoi alunni con le mani così e leggevo il teatro che migliora la vita, io pensavo, non ci credo, il teatro mi migliora la vita a me. Però vi devo dire che io da quando questo corso emozionante, quest'ultimo corso che ho fatto, sarà che era il momento giusto della mia vita, io mi sento veramente una persona migliore. Ora io devo migliorare. Grazie. L'hai ripresa, eh? L'hai ripresa, sei tutto fuori. Ci abbiamo una prova, eh? Abbiamo una prova. È successo quest'anno? Quest'anno che è successo? Beh, diverso. Quest'anno un'altra esperienza, ovviamente. Unica. Il gruppo, hai trovato anche delle persone nuove, no? Queste persone nuove meravigliose. E poi la solita grande energia che ci trasmette Claudio, che è grande professionalità, grande comunicatore, che cerca di farci migliorare in tal senso, e diciamo grazie. Grazie a te. Una cosa che mi stimola, come chiaramente stimola il teatro, soltanto io ringrazio Claudio di questa esperienza. Intensa, molto intensa, anche le notti, anche le sere. È una bellissima cosa, perché avere la voglia di fare teatro significa avere la voglia di tirar fuori qualcosa da dentro, e secondo me l'essere umano ha bisogno di tirar fuori qualcosa da dentro. Quindi mi fa piacere che fate 12, 15, 27 corsi, 12.000 spettacoli, è bellissimo. E 3 giorni, tre lezioni. Io tornavo contentissima, ma non per la lezione in sé utilissima, concreta, ma proprio per l'energia che si respirava, l'energia, cioè io proprio tornavo, mi divertivo, per me era qualcosa che insomma è sofferente, abbiamo iniziato con la cosa nostra. È stato veramente molto bello. E poi che dire, io sono una sua vecchia. Dico anche per età, no. Vecchia di conoscenza. Però ti senti, anche questa è stata una bella prova, insomma, no? Sì, è stata per me è sempre una bellissima prova, perché ogni volta mi rigeno, mi ricarico, quindi. E poi tu sei un grande maestro, per cui trasmettitore. Non mi sarei. Sono un trasmettitore. Un trasmettitore, di emozioni. Sì. Corso per me stessa, per salvare.
perché mi devo fare controllisate, perché mi devo prendere la sua energia, l'energia di tutti gli altri, perché si scambia, si dice, ognuno si mette in confronto con l'altro, quindi tutto questo sicuramente arricchisce e io non me lo voglio prendere.